E alla Bergenfest stasera non voleva certamente mancare il vice segretario federale Giacomo Stucchi, una serata di festa ma di importanti contenuti politici per la Lega. Sì, tutte le serate, questa sera col segretario federale in modo particolare, un momento per incontrarci con la nostra base, con la nostra militanza, con i nostri simpatizzanti, per spiegare tante cose che sono accadute, ma soprattutto per pensare al futuro e tracciare gli scenari dell'azione politica della Lega nei prossimi mesi. Il segretario federale Roberto Maroni, questa sera intervistato da Vittorio Feltri, ha, diciamo così, chiarito quella che sarà la nostra azione da qui alle elezioni della prossima primavera e credo che abbia trovato la condivisione forte della base. Vice segretario, dopo questi mesi difficili la Lega vuole ripartire con una campagna d'autunno con uno slogan "Prima il Nord", vuole ripartire però anche con un'opposizione dura a livello parlamentare alla ripresa dei lavori di settembre? Ma penso che sia logico, nel senso che l'opposizione dura è quello che chiede la gente che noi incontriamo quotidianamente, la gente che viene alle nostre feste, che troviamo sui mercati, che troviamo la domenica nei nostri gazebo. La gente non capisce perché ci siano dei partiti che sostengono questo governo e soprattutto non intende rivotarli la prossima volta a fronte del fatto che loro stanno sostenendo un governo che sta portando la pressione fiscale a livelli di record mondiale, che ormai dove un paese dove ormai la benzina costa come lo champagne, un paese che sta andando a catafascio, dove sembra che l'assistenzialismo debba perpetrarsi ancora per tanti anni, e per questo noi diciamo prima al nord, lo dice la nostra gente, dice siamo stanchi, le nostre risorse devono rimanere prioritariamente per risolvere i nostri problemi e poi se avanzerà qualcosa vedremo di aiutare, ma con gesti concreti anche gli altri. Lo stesso discorso potremmo dire al sud, che il sud si rimbocchi le maniche, inizia a lavorare e dica prima al sud. Vice segretario, però lo scontro istituzionale in atto tra Quirinale e magistratura, procura di Palermo, certamente non aiuta. Non aiuta, però ha detto bene il segretario federale questa sera, se il Presidente della Repubblica, come io credo, non ha nulla a temere, faccia pubblicare le intercettazioni, dia tutte le documentazioni di cui dispone alla stampa e non nasconda nulla, questa è la strada da seguire. Quindi maggiore trasparenza anche per i grandi rappresentanti delle istituzioni. Abbiamo letto le intercettazioni dell'ex Presidente del Consiglio con delle cose che non c'entravano nulla se non per puro voyeurismo, diciamolo così, definiamolo in questo modo. Credo che in questo caso non si tratti di voyeurismo, si tratti invece di informazioni essenziali per capire se il Presidente della Repubblica si è comportato, diciamo così, secondo quelle che sono le sue prerogative oppure se è andato al di là. Credo che il Presidente della Repubblica debba fare questo gesto di trasparenza e di chiarificazione, lo debba ai cittadini.